Allora, voglio iniziare questo vlog augurandovi una buona Pasqua, una buona Pasqua non solo a voi, ma a tutta la vostra famiglia, tutte le vostre famiglie, che sia una giornata ricca di amore, di pensieri positivi, di rinascita, perché è un giorno dove festeggiamo la rinascita e quindi è un giorno molto importante. Speriamo che questa Pasqua porti veramente qualcosa di speciale, qualcosa di buono e che tutto quello che stiamo vivendo possa finire perché forse ce lo meritiamo dopo un anno e quindi preghiamo tutti insieme. Comunque, ripeto, buona Pasqua, io vi abbraccio forte, 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 forte. E incrociamo le dita che tutto possa passare il prima possibile. Vi voglio bene. Buongiorno, ciao ragazzi! Allora, eccoci con un nuovo video. Allora, mi vedete truccata perché ho appena fatto una diretta con Alessandra. Guardate un po' in cucina, staffa per cellulare, trucchi a posto. Allora, abbiamo fatto una diretta molto molto semplice dove ci siamo preparate. Io ho fatto un make-up molto semplice, vedete, perché stando in casa non faccio chissà che cosa. Allora, sto guardando anche un po' di TV, il mio programma preferito, Fratelli in Affari, che c'è sempre. Allora, lì vedete un po' di cosine, sempre l'angolo quello lì dove andiamo a mettere quando facciamo dei piccoli spostamenti. Sapete che io quando ho la mente che lavora, che frulla, che movimento, poi devo realizzarlo. Quindi avevo pensato di spostare il salotto, fare dei piccoli spostamenti e così ho fatto. Diciamo che io ho questo problema qua, che la mia testa riesce già a vedere quello che in quel momento lì non c'è. Quindi non voglio dire futuro, perché non è futuro. Riesco già a immaginarmi le stanze, riesco già a immaginarmi quello che vorrei fare. Quindi, quando la mia testa immagina, poi, e la mia mente appunto lavora, le mie mani poi devono realizzare. Ho un po' questo problema. Vi avevo detto che volevamo valorizzare il salotto, perché abbiamo un salotto comunque di una dimensione notevole, non gigante, ma un bel salotto, e allora volevamo sfruttarlo in ogni suo spazio, perché avevamo il divano di fronte alla televisione, di fronte al camino, e la parte dietro rimaneva un po' inutilizzata. Inizialmente avevamo messo la scrivania, lo dico per chi magari non mi segue da tanto. Comunque, inizialmente avevamo messo per un paio di anni la scrivania, perché io lavoro tantissimo al computer, quindi avevo bisogno di una mia zona studio. Avendo un computer fisso,
avevo bisogno di una zona studio, quindi abbiamo valorizzato quell'angolo di casa proprio per ricreare una zona studio. Ho fatto tirare su un muretto diversi anni fa per dividere le due zone. Poi adesso, a distanza di qualche anno, non ho più bisogno dello studio, perché comunque mi sono presa il portatile, come voi sapete, e quindi nella zona studio praticamente io non ci stavo più, zero assoluto, perché ovviamente avendo il portatile lavoravo e inizio a lavorare di più in altre zone, quindi magari comodamente sul divano o magari a letto, al mattino quando mi sveglio, mi prendo il computer, faccio un po' di lavoretti o in cucina. Quindi devo dire che il fisso e la zona studio non mi serviva più, quindi l'ho eliminato. Ho fatto tirare giù un muretto, ho messo le piastrelle che mancavano. Sto facendo un po' un riassunto di quello che è. Mi è suonato il citofono, è il corriere, vado. Come era strutturato prima, era comunque, è luminoso, perché io ho la fortuna di avere due finestre molto grandi in sala e quindi è molto luminoso, però era sfruttato tutto in lunghezza. Come era sfruttato prima, era sfruttato tutto in lunghezza, ed è una cosa che io pativo, perché vedevo questo salotto più stretto, lungo, e non mi piaceva. Così, trasformandolo in questo modo qui, è diventato proprio ampio, cioè largo, ma è ampissimo. Però poi vi farò vedere, e quindi sono contenta. Tra l'altro, noi arriviamo da una casa con un open space, quindi quando siamo venuti in questa casa, quando abbiamo costruito questa casa, assolutamente io volevo i due ambienti separati. Ho avuto una mezza idea, come vi ho detto, di tirare giù questa parete. In realtà ci ho ripensato, perché avendo la possibilità di avere comunque due stanze molto grandi, due stanze molto vivibili, non ha senso. Cioè, noi, se abbiamo gli ospiti, se siamo in pochi, possiamo mangiare comunque in cucina, ma per come abbiamo sfruttato adesso il salotto, possiamo pensare anche di mangiare in sala. Quindi abbiamo tutti e due gli ambienti molto vivibili. Allora, adesso sono felicissima e non vi faccio vedere di più, perché voglio sistemare e completare tutto, e poi vi farò comunque vedere. Adesso inizio a fare due o tre pulizie, perché poi voglio andare a fare una bella camminata. Parto dalla cucina, come vedete vado a togliere tutto quello che ho sopra il tavolo, che ho utilizzato per fare la diretta con Alessandra. Poi, dopo aver sistemato, passo in camera da letto, poso tutta la roba sopra la mia sopra il mio mobile porta trucco e faccio il letto, dopo averlo fatto arieggiare per un po' di tempo, perché da quando sono a casa lo faccio arieggiare il più possibile, perché mi piace proprio l'idea di fargli prendere tanta aria. Poi ovviamente lo sistemo, perché a me piace averlo super perfetto e profumato sempre. Poi passo ai comodini, che c'è sempre il caos, soprattutto quello di Mauro, perché mi lascia di tutto e di più: orologio, telecomando, tutto. E poi passo il Dyson per andare a togliere un po' di polvere e qualche peletto, perché avendo un cane in casa ovviamente i peli svolazzano ovunque. Io trovo sempre peli dappertutto, non lo passo proprio in maniera super precisa, perché questo lavoro l'ho comunque fatto nei giorni precedenti essendo a casa. E do una passata anche sugli zoccolini, perché è un passaggio fondamentale che faccio sempre, anche perché la polvere si accumula tantissimo. E poi dentro questo vaso, che anche qua è una zona dove si va a accumulare un sacco di polvere, poi vado anche qui negli angolini e dentro al vaso, perché ogni tanto mi scappa un po' di terra, quindi sistemo. Ora passiamo al bagno spray e vado a passarlo sulle superfici, una cosa che faccio normalmente la sera, ma ora che sono a casa lo faccio di giorno. Poi vado nell'altro bagno, ma prima devo andare a fare la pipì, e prendo il mio spray e lo passo anche qua, così mentre agisce in un bagno lo spruzzo nell'altro, e mentre agisce nell'altro vado a lavare l'altro. Ok, ci siamo capiti? Spero di sì. Quindi adesso passo lo straccetto e vado a togliere il prodotto sciacquandolo con l'acqua. Pranzo, ho deciso di fare delle verdure che avevo tagliato qualche giorno fa, non mi ricordo,
martedì o mercoledì, vabbè, ho tagliato delle verdure, forse ve l'ho fatto vedere nel vlog di oggi, se non sbaglio. Vabbè, non mi ricordo quando le ho tagliate, comunque avevo tagliato delle verdure che avrei dovuto mangiare la sera o al massimo il giorno dopo, per realtà non le ho fatte perché avevo altre cose da fare, quindi le ho lasciate in frigorifero, anzi voglio essere sincera, me le sono dimenticate perché le ho messe dietro e me le sono dimenticate, quindi le ho fatte adesso, ho messo un po' d'olio in padella e le sto facendo andare così, niente di che. Come avevate visto nel vlog, non so se l'avete visto, ci sono peperoni, porri, porro, peperone, finocchio, c'è un misto, lo sto facendo andare in padella così e niente di che, però me le sono dimenticate, infatti adesso ero lì, ho detto cosa cucino, ho detto ma io ho ancora le verdure, così le ho prese e le ho fatte, vabbè, non importa, comunque ho dato una sistemata come avete visto. E non sono riuscita ad andare ancora a camminare perché alla fine non ho fatto in tempo, anche perché è già 1:10. Allora, io con questo cambio d'ora mi si è sballato tutto con questo cambio d'ora. Non riesco più a pranzare e cenare, sì, perché comunque arrivando Mauro per 7:40 così riusciamo a mangiare a quell'ora lì come sempre. Pranzo, mi metto a fare mille cose e non mi viene proprio appetito, dopo questo cambio d'ora pranzo per me è un momento un po' dove non ho sempre molta fame sul presto, infatti adesso è 1:10 e mangio ora, comunque mangio solo queste perché non ho neanche tutta questa fame, però proprio non mangiare non mi va, quindi niente, mi faccio un po' di verdurine. La tavola preparata, almeno sto iniziando a preparare tutto abbinato e mangerò questi crackerini che compriamo ormai spesso, sono buonissimi, non so se l'avete già assaggiati, ve l'avevo fatti vedere anche in un svuota la spesa, sono della Pavesi, le sfoglie classiche cotte al forno, sono buonissime perché sono saporite al punto giusto, vanno bene per accompagnare dei secondi o metterci magari sopra del formaggio come in questo caso qui, vedete? E sono veramente buone, ve li consiglio. Sono pronta per mangiare, non riesco a capire questa cosa, sono da sola ma riesco a riempire un lavandino intero, cioè non riesco a capire cosa faccio, cioè Mauro tutto perfettino quando cucina, veramente tira fuori il minimo indispensabile, riesce a organizzarsi, io macello vero e proprio. È arrivato il momento di lavare i piatti, o meglio li vado a mettere in lavastoviglie, ho giusto due cose ma ci sono ancora quelle della sera prima, così la faccio andare una volta sola, quindi pulisco il lavandino e poi la carico, poi passo in salotto e vado a passare il mio Dyson sul tappeto, lo pulisco semplicemente prima togliendo tutti i peli, quindi passando il Dyson, lo vado a passare per bene, anche perché questo tappeto ha il pelo lungo, quindi si infila veramente qualsiasi cosa, quindi cerco sempre di passare il Dyson tutti i giorni, almeno due volte al giorno, e bene 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 bene, con la velocità proprio massima, e poi lo vado a igienizzare con il mio amato vaporetto, quindi lo passo ben bene in modo che si asciughi proprio, in modo che, scusate, si bagni bene 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 bene, e poi niente, lo lascio riposare e spruzzo il mio amato profumatore igienizzante su tutta la superficie. Visto che è un igienizzante profumato, vado a spruzzarlo anche proprio sul panno del mio vaporetto, così profuma tutta la casa in maniera toppissima. Che deve passare un attimo da Marco, il ragazzo che ci ha fatto il cartongesso, quindi ritarderà un pochino perché mi ha detto che si deve far dare la pastina per le fughe, no? Capito? Comunque
arriva un pochino dopo, ma io ho il salvacena perché grazie alla mia santa suocera ho il salvacena, cioè le lasagne della suocera. Top. Poi vabbè, mia suocera cucinare, ragazzi, ma non ve lo sto neanche a dire, cioè è una cuoca nata, veramente una cuoca nata, bravissima in cucina, bravissima. E quindi quando Mauro arriva con qualche pacchettino di mia suocera da mangiare, wow, wow. Infatti se io apro il freezer ho quasi tutte cose che mi ha cucinato lei. Vedete anche i raviolini sardi, guardate un po', quindi ho tutte cosine che tiriamo fuori all'occorrenza, come le lasagne, ma ne avevo voglia, quindi le ho tirate fuori. Tra l'altro oggi sono stata tantissimo al telefono con la mia amica Gabri, che ha il canale Gabri Zoom, che è dolcissima. Siamo state tantissimo al telefono perché abbiamo chiacchierato un po' di cose. Poi mi ha suggerito tante cose, adesso l'ho ingaggiata per aiutarmi col canale, per aiutarmi con la grafica del canale, perché io sembro una molto tecnologica, ma in realtà io e la tecnologia siamo due cose separate. Io non capisco una mazza, non so niente, niente, niente. Infatti i miei video sono molto basici, nel senso che non è che faccia grandi cose anche a livello di presentazione. E lei oggi mi ha detto: Fede, se ti fa piacere io ti aiuto a impostare un po' qualcosa, quindi ne approfitterò del suo aiuto e lavoreremo insieme, mi insegnerà anche un po' per lavorare un po' anche con la grafica del canale, perché io ci tengo, sono una, come vi ho già detto tante volte, una perfezionista, quindi anche a livello di video cerco sempre di curarvi abbastanza, ma a livello proprio pratico di queste cose qua io non ne capisco niente, cioè proprio algo zero, meno che zero, quindi il suo aiuto mi è molto veramente comodo. Poi lei è dolcissima, ripeto, io l'ho conosciuta qui su YouTube, perché come ho detto anche lei fa dei video, vi lascio il massimo qui sotto nell'info box il link al suo canale, perché merita veramente. Una ragazza sarda, molto grintosa, dolcissima, molto sensibile, ma molto grintosa, ha una forza, soprattutto in questo periodo, per cose sue personali, ha una forza incredibile, io l'ammiro tantissimo, e veramente una ragazza, è sempre stata pronta in ogni momento anche per noi, cioè veramente una ragazza d'oro, quindi vi invito ad andare a vedere il suo canale perché merita. Lei ha collaborato tantissime volte anche con Alessandra, mia sorella, e è brava, merita, quindi andate a vedere il suo canale se non lo conoscete, Gabri Zoom. Allora, adesso niente, la lasagna mi sa che è pronta, tolgo dal microonde fra un po', tanto tempo che arriva Mauro gli do ancora una scaldata. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati insieme a me anche oggi, faccio come fa Alessandra, mia sorella, e ci vediamo poi al prossimo video. Ciao!